E bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca e oggi ragazzi ci ritroviamo con la nostra video carriera allenatore con il Bayer Leverkusen, signori. Allora, andiamo avanti, partita adesso contro il Lione, partita che come vi ho detto nello scorso episodio andremo a simulare. Comunque, Embolo è contento, fa piacere per lui ragazzi, che devo dire, non lo so. Niente, allora, partita contro il Lione, vediamo un po' come la va. Tutto pronto? Andiamo. Allora, ragazzi, perfetto. 2-1, vittoria semplicissima. Però Varane mi fa girare i coglioni. Vediamo un attimo. 3 giorni. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Finalmente uno si rompe per poco tempo. Va bene. Oh, allora, premio torneo. Vediamo un po' cosa ci dicono. Allora. Sul nuovo contratto, Mario Ticazzo, 12 milioni, perfetto signori. Grecia, rifiutiamo. Bene, allora, adesso abbiamo il big match contro il Bayern di Monaco, signori. Quindi andiamo a sostituire i giocatori, sistemiamo subito le magliette. Signori, tutto pronto, possiamo andare alla partita. Ed eccoci qua dunque dalla nostra Bayer Arena di Leverkusen per l'incontro degli incontri dei super match di campionato contro il Bayern di Monaco, signori. Partita la più difficile che ci possa essere per il nostro Bayer Leverkusen, signori, ma andremo a vincerla. Comunque la nostra squadra che vede porta Terzic in difesa, Florenzi, Varane, Papadopoulos e Telles. A centrocampo Kramer e Schneider, nei tre quarti Eriksen, Çalhanoğlu, Kample, in attacco Alexandre, Lacazette, signori. Ci manca solamente Mariolino Götze, che come al solito è infortunato, tanto per cambiare. Forza contro forza, signori. Statistica bellissima, noi siamo la miglior difesa con solo 9 gol subiti e il Bayern Monaco è il migliore attacco con 33 gol segnati finora. Quindi tutto pronto e andiamo a lottare per questi 3 punti fondamentali. Dai cazzo! Ribéry riesce a tenere il pallone, ancora Ribéry, la gioca per Vidal, il tiro di Vidal! Boia. Io ragazzi, però... Cioè... E non gli posso dire niente ai miei perché hanno fatto bene tutto. Cioè, regà, porca puttana, ma che cazzo di gol ha fatto Vidal? Ha tirato a caso, ha fatto un gol della Madonna, ma io non so. Guarda qui che roba, sto cileno. Il cross è dentro, bravo Ter Stegen, approfittare. Che cazzo fai? Oddio, oddio, oddio ragazzi, come l'ho vista malissimo questa. Robben si gira dentro per Douglas Costa, signori, ma niente, finisce qua il primo tempo, 1-0 per il Bayern Monaco che sta giocando veramente una buona partita purtroppo. Il pallone per Vidal, sbaglia il passaggio a turno Vidal, mamma mia, la regala ad Alexandre, Lacazette, signori. Meno male c'è Vidal ragazzi, assist perfetto, ma ve lo giuro, nel mercato di gennaio si compra Vidal ragazzi, guarda che assist ci ha dato. Una pallina delle proprio precise, perfettissime. Bravissimo comunque anche la casetta a superare Manuel Neuer per il gol dell'1-1. Pallone dietro Philipp Lahm, arriva Ribéry, il tiro di Ribéry. Ci è andata bene. Kramer prova a darla alla casetta. Ci arriva la casetta, il costento di prima. Kevin Campbell. Ma dai, ma come fai dagli a tirarla fuori? Pallone arriva Robben, attenzione, pallone per Lewandowski, stesso Lewandowski, ma dove il palo, oddio. Kampl riesce ad andare avanti, c'è spazio, Kevin Kampl, oddio. Kramer, cazzo sì. Porca puttana, dai cazzo, e finalmente, andiamo per una volta in vantaggio contro il Bayern Monaco. E dai così, ed è anche il 92esimo e abbiamo vinto. Grande Kramer, cazzo. Bravo. Porco cane, signori, finalmente era l'ora di ottenere 3 punti anche contro il Bayern Monaco. E finisce qua, mamma mia, vittoria, rimonta pazzesca della nostra squadra sul Bayern Monaco al 92esimo con Kramer e Lacazette. Allora, signori, andiamo avanti per adesso contro l'Augsburg dopo la bellissima partita contro il Bayern Monaco, signori. Allora, andiamo alla partita, quindi sistemiamo le magliette. Signori, tutto pronto? Possiamo scendere in campo per la partita. Ed eccoci qua dunque da Augsburg per l'incontro di campionato, ovviamente contro l'Augsburg.
Ma no, ma non lo sapevo. Ma guarda, ragazzi, è troppo difficile da indovinare. E questi giocatori, mentre si stringono la mano, panoramica generale dello stadio, signori, ci stava? No, viene la neve, peggio che non lo so di che cosa. No, ragazzi, scusatemi per sbaglio, ho skippato. Comunque, da seguire, Christian Eriksen. Ho deciso di 3 gol per lui, quindi tutto pronto e andiamo a provare a prenderci anche qua i 3 punti. Il pallone arriva, c'è un August, sbaglia tutto il passaggio a Martei. Dietro per Schwein, pare il tiro di pari. Bravo Ter Stegen. A Martei il pallone lo gioca per Cialanoglu, signori, ma niente, ti dicevo al primo tempo 0-0. Partita brutta di po', proprio bruttissima. Il pallone arriva ad Alisson, Bobadilla, il dribbling di Bobadilla, attenzione! Oddio Ter Stegen, ma che cos'era? Trocioschi, il dribbling di Trocioschi, attenzione al tiro! Oddio ragazzi, l'ho vista malissima anche questa. Dentro il pallone per Amartey, la gioca per Eriksen, se ne va! Christian Eriksen, c'è la parata di Hitz. Signori, fallo terribile di Enrique, se lo merita il rosso porco cane. E niente, Calhanoglu, siamo tutti con te. E parte Calhanoglu, troppo alto, signori, niente. Finita la partita, sì. Ragazzi, vedete qua la partita 0-0, partita veramente brutta, poche occasioni per andare anche in gol. Allora, signori, mentre il video finisce qua, francamente mi c'è da vedere quella partita contro l'Augsburg perché, cazzo. Allora, intanto la classifica, siamo sempre al terzo posto, però siamo a 6 punti dal Bayern. Quindi, ne abbiamo recuperato uno. Wow, quanti punti recuperati! Che gioia! No, ragazzi, a parte gli scherzi. Il top sarebbe stato vincere anche contro l'Augsburg. Però, comunque, è importante recuperare punti sul Bayern. A parte, ragazzi, sottovalutare l'Augsburg non va bene, perché comunque sono al quinto posto, ci stanno dietro di 5 punti. Quindi, insomma, ci poteva stare quasi, via! Bene, signori, prossime partite. Niente, ragazzi, mi sa che il prossimo episodio ci giocheremo. Purtroppo il Bayer Leverkusen c'ha questo difetto: a gennaio sono solamente 2 partite. Infatti abbiamo solamente Augsburg e Colonia. Quindi ragazzi, magari arriveremo fino al 31 direttamente. Quindi ragazzi, vi lascio qua, soltanto un pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete il video a tutti i vostri amici, lasciate ragazzi anche un bel commento per farmi sapere i giocatori da comprare assolutamente, signori. E direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Buona.